iBook, questa volta vi proponiamo Breakpoint di Luca Bottazzi. Il sottotitolo è indicativo: Colori di primavera agli internazionali d'Italia. Che libro è, Ronald? È un libro, diciamo, possiamo, le radici del tennis in Italia, possiamo definirlo così. Uno dei pregi di questo libro sono le foto, bellissime foto, dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri. C'è un tributo di riconoscimento a questi Virgili che lo accompagnano, esatto, che sono maestri, che sono glorie del passato, e lui mette insieme tutti i racconti di queste persone. Ed è bella l'operazione, no, che compie Bottazzi, in quanto l'ha detto te, numero 135-138 ATP, uno dei tantissimi unsung heroes, potremmo definire, no? Gli eroi non cantati, poco cantati del circuito. È bello che a fare questa ricognizione memoriale sia stato proprio uno di questi unsung heroes e che si sia fatto aiutare, no, come Virgili, come da te detto, da quelle figure che invece sono veramente, no, paradigmatiche, da cui tutto è partito in Italia. Tennis si presta a molti registri. Difatti, oltre ai campioni di tennis, il gioco veniva esaltato da personalità di ogni genere nel decorso del tempo. Galileo prendeva presto le traiettorie della pallacorda per spiegare le orbite planetarie, per fare un esempio. La scienza e le arti come la scrittura, la pittura, il teatro, il cinema, la fotografia e quindi la letteratura hanno sempre magnificato il tennis. Da Montale a Bassani, così come da Tolstoi a Pound, per fare un esempio. Così è possibile scoprire diversi spunti culturali. Per dirla alla Gianni Clerici, nostro eterno presidente onorario del Club Culturale Storico delle Palette, attimi fuggenti della vita, a mio modo di vedere, proprio come quelli presenti dentro una partita di tennis e nei miei racconti. Breakpoint illustra a suo modo avventure inedite capaci di far esplodere il tennis nel nostro paese. È un libro per tutti, per capire il tennis di ieri, così come quello di oggi, dove cammina già il domani. Poi un'altra cosa che mi fa impazzire di questo libro è vedere come molti di questi campioni che incrocia Bottazzi nel suo racconto sono diventati poi scrittori di tennis. Vedi? È incredibile questa cosa, ce ne sono tantissimi, lo stesso Bottazzi ha giocato e scrive in maniera egregia, ha scritto numerosi libri e forse siamo fissati noi che ci piace trovare un link tra le parole scritte e dette e le palline giocate in un campo. È uno sport che, diciamo, accarezza l'ispirazione da questo punto di vista. Ci troviamo alla prossima puntata di Tie Book, perché se un tie break decide una partita di tennis, un libro può cambiarvi un po' la vita. Alla prossima. Ciao.